forma parte di un conjunto di oggetti di nostra università, di un laboratorio per insegnare storia. E gli oggetti di storia contemporanea sono più grandi, pesanti, e nella era molto difficile di trasportare. Le oggetti, questo è più facile di trasportare. Questa è una pietra normale che in un'aula davanti al tipo del romper ma nella preistoria io devo invitare volontari, se no se ne vado fare volontari, carnivoro o volontari. Hasta che si fine andiamo a mangiare. Immaginare, immaginare una sessione accademica. Le dita altri volontari ma innocente carnivora queste cavaliere no Rafa statua collezione. Sì, molto bene. E questa è una pietra normale, questo silex, una quartita normale. La Juventus.
Allora, la possibilità di finire l'uomo, finisce la fauna, non è possibile. Allora, l'abbondanza di alimenti non fa possibile immaginare un uomo assolutamente con preoccupazione per la vita. No, noi siamo preoccupati che e la materia prima si trova. Allora, è possibile immaginare che questo uomo che sigue di animale, che descubre dove ha il suo percorso osservando la vegetazione, è possibile che disconosca, che non conosca che la vegetazione, le piante, crescano? È possibile? È possibile la idea di che un giorno dice: oh, l'agricoltura, oh, è assurdo. Allora, devo domandare al ragazzo come, perché dell'uomo che abbondante calcio, facile strumento, no, perché cambia per fare un lavoro pesante, perché l'agricoltura è pesante, qual è non è una scoperta simplemente, deve esistere un'altra causa, o l'altra causa, no? Questa è la domanda che si deriva dall'oggetto, no? Pensare, deve pensare, perché? Perché in tutte le religioni del mondo il lavoro è un castigo, punizione di un Dio, no? Anche per noi, la punizione, no? Bene, un altro elemento. Questo è l'unico oggetto originale della collezione. Elementi di replica più grandi dell'aereo, così questo è l'originale. Una Coca-Cola. Dobbiamo osservare un fondo umidificato. Perché? Perché Coca-Cola un fondo umidificato, fortemente umidificato? Io domando. No, perché? E perché questa sezione e il tamaño? Beh, una mano. Perché? Questo sono decisioni di disegnatore, no? E questo? Perché questo? Che fa così? No? Ah. No? E questo perché? Se noi osserviamo questo il gruppo prova a dare ipotesi. Sì, perché questo si apre, non si solta facilmente. No? Perché, anche perché il colore, no? Dopo osserviamo
questo piccolo elemento neolitico. È inestabile, non è per un tavolo, non è per un tavolo, è inestabile. Per un suolo con terra, per la mano, sì. Ma è l'interno? Vedo come si chiama il dedo. Il dito. È un dito piccolo. Caffè. Si nota una femmina, è infantile, non si sa, è un dedo piccolo, non grande, ma non una grande mano, e questo è un po' entrante. Perché un po' entrante? Non è per trasportare, no? È una forma facile di questo, non è acqua, sicuro, non è acqua. L'analitica dice che fosse sangue, ma non si sa realmente, ma non è acqua, perché per acqua non è necessario un rientrante, non è necessario. Beh, l'analisi della Coca-Cola e dell'analisi del vaso neolitico è lo stesso analisi, no? È lo stesso. Poi finalmente passo alla preistoria. Questa è una navetta volante, è una navetta volante originale, è facile scrive, è antiquario, non è valioso. E io domando: che cos'è una navetta volante? Perché gli storici, i professori criticavano la rivoluzione industriale. John Kay, la spoletta volante. Ma che cos'è la spoletta volante? La spoletta volante è un gran invento di un ingegnere, si richiede una scienza molto importante per la invenzione di una spoletta volante, o è un tejedore, un tessitore che lavora molto tempo e pensa una formula? No. Beh, allora vediamo che cosa è questo perfil. Perché? Dopo passo le spalle. Perché questo garfio? E perché questo fatto? E perché buco? Doppio. Perché? E a partire della spoletta io posso spiegare che significava una tessitura rapida. È una tessitura che senza la spoletta volante, il telaio, devo fare questo, no? Questa è la massima di la terra, e con la spoletta volante va tutta punta, 3-4 metri, non è problema, con piede o con la mano, e questo esplica una parte importante della storia della rivoluzione industriale. Ma senza questo non si capisce niente. Si apprende se di memoria, ma perché e come funziona, no? Bene, questo sono alcune esempi, no? Questo era una falcetto neolitica fabbricata
in laboratorio, per preparare tè. No, ma è senza. Non mi guardi.